su RTL 102.5 in The Flight qui da Sanremo. Luciano Ligabue! Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ma che bello ritrovarti. Grazie, è sempre un piacere anche per me. È passato cos'è, un anno che non... che ci chiediamo più o meno. Ma sì, l'ultima volta è stato un giro per il film, per cui sai, un poco più di un anno. Sì, però sì. Uno dice, non sei stato fermo perché hai lavorato all'album nuovo. Sì, in effetti il mio anno di assenza è la norma di tutti, ma per me è abbastanza anomalo, sì. Però sei tornato e sei tornato a Sanremo perché questa sera sei l'ospite d'eccezione, l'ospite d'onore, e ci presenti non soltanto la nuova canzone, ma chissà cos'altro. Beh sì, in realtà è un passaggio un po' complesso, un po' complicato, vabbè, non posso dire niente perché altrimenti svelo delle cose che non vanno svelate, però insomma c'è anche un omaggio a Guccini e poi soprattutto sono qua perché dai, c'è un disco in uscita che non vedo l'ora di far sentire. Luci d'America è un assaggio, almeno far sentire questo alla più grande platea televisiva possibile, ci tenevo molto, sì. E l'album uscirà, l'album Start uscirà, quindi sarà a disposizione di tutti il prossimo 8 di marzo. Esattamente. Che è una data importante, significativa. Sì. Non è solo vicina al mio compleanno, ma soprattutto è la festa delle donne. Sì, per quindi è un regalo che ti fai e che fai. Speriamo che venga preso così. Ma assolutamente sì, c'è grandissima attesa per questo album, poi sono già anche state annunciate le date del tour, so, tra poco le diciamo tutte per bene, però volevo se possibile qualche anticipazione su questo disco che uscirà. Beh, le tracklist ce l'avete, le cose che sapete e anche credo, insomma, che la produzione di questo Federico Nardelli, che con cui mi sono trovato molto bene veramente, e che è nato un anno prima che uscisse il mio primo album, quindi per me è molto giovane, e ci siamo trovati molto bene, devo dire è stata una produzione molto istintiva, cioè d'acchito, sono contento dell'energia che c'è in generale in questo album, ma sai, come sempre, insomma, queste robe vanno poi ascoltate più che raccontate, però tutto il processo, insomma, di realizzazione è stato un processo molto bello, molto con questo incontro che io reputo anche fortunato. E vediamo, per l'appunto, ti ripeto, io personalmente non vedo l'ora di farlo sentire, proprio perché ho voglia di sentire un po' le opinioni di chi mi segue soprattutto, però sono molto curioso, anche più del solito, su questa cosa. Ah, sì? Sì. Ah, va bene. E però, pensa che è il 22esimo, quindi appunto, non è esattamente, dico, il primo. È bello però non perdere quella curiosità lì, Tu hai sempre avuto questa cosa. Sì. Hai bisogno di nuovi stimoli, tutto ti piace, tutto l'entusiasmo che hai ogni volta che fai una cosa nuova. Sì, beh, io mi muovo con quello e ho bisogno anche di averlo attorno a me. È proprio una molla di cui non riesco a fare meno. Mi serve l'entusiasmo, appunto. Quindi o ce lo metto io o ce lo deve mettere chi è di fianco a me. No, però ti hanno dato anche prova di entusiasmo tutti coloro che stanno ascoltando la tua nuova canzone, che continua a essere la più programmata in assoluto. E allora entusiasmiamoci, l'ascoltiamo. Luci d'America, Ligabue su RTL 102.5. Luce dell'Africa. Luci d'America, Ligabue su RTL 102.5 da Sanremo, dove questa sera sarà l'ospite speciale proprio sul palco dell'Ariston, ma questa canzone anticipa anche l'uscita dell'album Start, che proprio esce esattamente tra un mese. È partito il countdown, esatto. Sì. Come ti dicevo, non vedo l'ora, però adesso stavo guardando il video che abbiamo girato a dicembre a Los Angeles, zona nel deserto, e devo dire che è stata una scoperta speciale quella del deserto fra Los Angeles e Las Vegas. Io ovviamente li conoscevo soltanto attraverso delle foto, però vivere l'esperienza lì è molto forte, quindi vabbè, questo è il souvenir che mi porto dietro da questo video, che tra l'altro fighi non da poco, siamo riusciti a fermare il traffico della strip del Sunset Boulevard di Los Angeles per girarlo, per cui ci siamo assolutamente sentiti molto sboroni da questo punto di vista. No, bello però, insomma, riuscire a fare anche queste cose, no? E tu sei già pronto, ovviamente carico, non soltanto dicevi non vedi l'ora che esca questo album perché manca un mese, ma vedrai che è un attimo, vola così. E poi dopo c'è la preparazione per quelli che saranno i live, e qui abbiamo un sacco di date. Si parte il 14 di giugno dallo stadio San Nicola di Bari, poi Messina, Pescara, Firenze, Milano, Torino, Bologna, Padova, Roma. Come sarà questo tour? Beh, sarà con un nutrito numero di pezzi dell'album, perché proprio sento di doverli suonare, più credo proprio un greatest hits, proprio le canzoni più famose
attorno a questo, diciamo, scheletro che sarà proprio formato da, dall'album nuovo, dal numero di canzoni dell'album nuovo che faremo. Dal punto di vista dello spettacolo non posso preannunciare niente, anche perché siamo ancora in fase di studio. Ma sai, uno ci prova, no? Così. Però, però insomma è ovvio che ogni volta noi cerchiamo, se possibile, di presentarci con strutture insomma un po' nuove, particolari, e quindi vediamo se anche stavolta ce la facciamo. Beh, cioè, hai abituato sempre a un sacco di innovazioni, di cose particolari che fino a quel momento magari non si erano ancora viste, quindi se tanto mi dà tanto. Speriamo di essere sempre all'altezza di quel compito. No, però come dicevo e sottolineavo poc'anzi, tu hai questa cosa proprio dell'entusiasmo, della voglia, no? Di fare che poi. Sì, ma devo dirti che stupisce anche me, eh? Cioè nel senso che poi io non so dirti bene da cosa derivi, no? Perché poi insomma l'anno prossimo saranno 30 anni che faccio questo mestiere, quindi qualcosina ho visto. E qualche esperienza l'ho fatta, però non è un caso questo album si chiami Start. Cioè, per me tutti i miei album si devono chiamare Start. Cioè, vivo ogni cosa come un inizio sempre, che è una cosa che mi tiene molto su, cioè mi fa avere voglia poi di affrontare anche molte altre cose e soprattutto di metterci dentro, credo, quello che proprio voglia di trasmettere. Insomma, penso proprio che ci finisca poi nelle canzoni ancora di più. Quello che sento quando sono mosso da questo tipo di entusiasmo. Quando mi lascerà saranno guai seri. Non succederà, vai sereno, non succederà. Stavo guardando un po' la lista delle, la tracklist delle canzoni Polvere di Stelle, Ancora noi, Luci d'America, appunto, che già conosciamo, quello Chi mi fa la guerra, Mai dire mai, Certe donne brillano, Vita, morte e miracoli, La cattiva compagnia, Io in questo mondo, Il tempo davanti. Sono già dei titoli che fanno pensare. Fanno pensare, quindi c'è grandissima curiosità, quindi abbiamo un mese di tempo per ai blocchi di partenza. Scaldarvi. Appena parte Start noi andiamo e ce lo assicuriamo, ma intanto questa sera godetevi l'esibizione di Luciano Ligabue sul palco dell'Ariston. Bentornato Luciano. Grazie tanto. Ti confermo qua dentro fa un caldo boia. Sì, è vero, ma noi siamo abituati a soffrire. Beh, in silenzio. Beati voi, io mi ci sto studiando tantissimo. A tra poco. Ciao a tutti, ciao.